avanti, signori, perché siamo giunti alla fine. E vorrei invitare qui sul palco il mio amico Alessio Romani. Un grande applauso, in Alessio. E signori, visto che siamo giunti alla fine, vorrei avere l'onore anche di invitare sul palco Katiuscia e Ivano. E naturalmente tutta la giuria, se possibile. È stato scritto sul copione, quindi non me ne vogliate, la giuria sul palco, perché siamo giunti alle premiazioni. Giunti a questo momento, mi sembra ovvio invitare anche Marco. O Marco sta le musiche. Marco, fammi un cenno. Dopo, Marco, dopo. Io farei rimanere anche la band. Allora, vogliamo la band sul palco. Quindi i nostri maestri qui sul palco, con l'applauso del nostro pubblico. Cristiano Micalizia, Andrea Gentili, Stefano Alagi e Jacopo Carlini. Venite sul palco, grazie. Anche perché, cari amici, giustamente l'abbiamo ringraziata, abbiamo applaudito la band, ma vogliamo dire due parole su questi artisti straordinari? Io credo che sia doveroso questa terza edizione. Il primo ringraziamento io lo voglio fare al maestro Stefano Alagi, che per me è una persona importantissima, è stato il mio primo maestro d'armonia, ha messo su la band che ha accompagnato i ragazzi alla finale. La terza edizione ogni anno si è superato, quest'anno ci ha portato dei professionisti eccezionali. Farei veramente un grandissimo applauso a Andrea Gentili. Basta guardare il suo curriculum per vedere nomi come Umberto Fiorentino, Gianluca Capitani, così che su internet si trova tutto. Il maestro Stefano Alagi, io a lui non so che dire, cioè devo solo ringraziarlo, ha suonato con tanti, e se io oggi faccio questo lavoro è anche grazie a lui. Cristiano Micalizzi, cioè faccio due nomi su tutti, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, che è una gioia che io ho, perché questo festival che è iniziato 3 anni fa insieme a Ivano Trau, Marco Petrozzi, che ha dato il nome, la seconda concorrente in gara era una certa Federica Carta, che l'altro anno è arrivata seconda ad Amici, e è stata un anno e mezzo a lavorare in Campus Arti e Talenti, e sono felicissimo che ha nella sua band, cioè credo il più grande batterista che abbiamo in Italia, forse non solo. Cristiano, veramente sono veramente contento, credo che Federica non poteva avere un batterista migliore. Jacopo Carlini, che se lo rimbalzano tra Rai e Mediaset, l'ultima cosa che ha fatto è musica con Paolo Bonolis. Vedere questi ragazzi che 16-20 anni hanno la fortuna di suonare con una band così, io all'età loro avrei firmato col sangue mio e di tutti i parenti. Quindi applausi alla nostra band questa sera straordinaria. Voglio fare un ringraziamento speciale a queste due persone che farei venire avanti, perché quest'anno la finalissima del Roma Festival Live l'abbiamo fatto con i concorrenti di Fuori Classe. Io spendo solo due parole perché dico che loro sono persone che, come si dice a Roma, si fanno il mazzo vero dalla mattina alla sera. Mio padre diceva una cosa, poi le conclusioni tirate voi: chi lavora può sbagliare, chi non fa niente può solo parlare.
applauso e il ringraziamento a Valerio Faccini, il fotografo, l'abbiamo messo in croce, grazie Valerio, un grande applauso a Valerio, e naturalmente Andrea Masciocchi alle riprese, ciao, un grande applauso ad Andrea. Antonio merita l'applauso più grande di tutti. E allora siamo giunti al momento delle premiazioni e vorrei qui sul palco, signori, con la musica del nostro Marco Petrozzi, al quale vorrei fare ancora un grande applauso perché se lo merita, mettere su Bravo, questo popò di roba non è facile.